Viva Comic Con! Come ogni anno, sempre fantastico, con persone fantastiche, sempre più impressionante il modo in cui espongono tutto, il modo in cui ti cimenti nel fumetto, nei videogiochi, in tutto ciò che ami, cioè fatto realmente, fatto col cuore, fatto benissimo. Direi che quest'anno il Comic Con ha esagerato invitando veramente dei nomi incredibili e mettendo così la possibilità di i fan di contattare questi che sono veramente di solito inarrivabili. Al di là di questo è sempre piacevole e l'organizzazione è sempre perfetta. Direi che nessuno si possa lamentare, insomma. Da quel che ricordo disegno da quando ero piccolo, la passione per il fumetto è venuta man mano, c'è stata una cosa abbastanza spontanea, ovviamente iniziando a leggere da quando ero piccolo, avevo Topolino, fino ad arrivare a fumetti un po' più maturi, insomma è stato un percorso spontaneo, Ci sono venuto anche altri anni qui, però quest'anno, almeno per quel che mi riguarda, c'è stata particolarmente affluenza. E che dire, ieri soprattutto infatti sta abbastanza bene, insomma, molte persone, infatti ho disegnato abbastanza e questo, si sta allargando molto anche il Napoli Comic Con, almeno vedo che insomma rispetto alle prime edizioni di persone e iniziative ce ne sono e beh insomma sta crescendo bene. Da lettrice mi sono trovata molto contenta soprattutto degli ospiti quest'anno, perché ci sono stati invitati pezzi grossi del mondo del fumetto, quindi anche i miei compagni di stand, lettori, ad esempio con le Ortolani, Frank Miller, sono state tantissime occasioni che io personalmente purtroppo ho perso, dovendo rimanere qui in self, una self che comunque è stata molto frequentata e fa piacere che il Comic Con, manifestazioni così grandi, diano opportunità anche a realtà indipendenti e fiorenti come la nostra. Quindi si spera che anche le prossime edizioni siano così fiorenti e ben organizzate sostanzialmente. Per ora molto bene, la fiera è bella, c'è movimento anche qui in Selfare, dove siamo un po' più discosti rispetto ai padiglioni centrali. E no, fino adesso nel complesso una bella esperienza. Ottima, direi, in crescendo, nel senso che è iniziato che già c'era parecchia gente, però vedo sempre di più. Oggi più moscio di ieri, però c'è comunque tanta gente, soprattutto tanti ragazzi molto giovani. Questo
questa è una delle migliori edizioni per come è organizzata e per come è strutturata, quindi i miei grandissimi complimenti allo staff per le brave persone che sono, diciamo, l'entrata, e soprattutto ragazzi, forza Vegeta e forza il Comic Con, divertitevi! È stato molto bello, mi sono divertita tantissimo, ogni anno è sempre migliore. È una bella edizione, c'è meno gente probabilmente rispetto all'anno scorso, però è stata molto più bella perché abbiamo vissuto meglio tra cosplayer, ci siamo un po' conosciuti tutti, è stata molto familiare, cioè come se fossimo veramente una famiglia, è stato bello. Ancora poco, siamo arrivati solamente oggi, però l'impressione è positiva, sì. molto più grande rispetto a quello degli scorsi anni, quindi assolutamente promossa. Considerato che è il quarto anno che veniamo qua, quindi la fiera un po' di esperienza è promossa, ce l'abbiamo al 100%. Rispetto agli altri anni è molto meglio perché è più estesa, ci sono più cose da fare, più persone, non solo per i turisti, questa può essere anche una fonte economica per Napoli, anche per farci conoscere da, per esempio, gli appassionati dei fumetti di tutto il mondo, è comunque una bella esperienza è stata. Allora, io vengo a scuola qui, sono al Boccioni, e devo dire che questa è stata un'edizione fantastica, stupenda. Una bella edizione anche se ancora deve finire, i cosplayer, almeno noi ci siamo divertiti molto, speriamo che vada migliorando sempre. E un saluto da parte nostra. No, è stato un bel Comic Con, mi sono divertita e ci vediamo l'anno prossimo. Viva il Comic Con! Ciao Iere TV, viva Comic Con!